Pallone d'oro dell'Umbria, Fabio Ceravolo, che con la Ternana quest'anno è stato grande protagonista. Sì, a livello personale è stato un anno importante. Dispiace, comunque è stato un anno sofferente, fino all'ultimo minuto siamo stati con l'acqua alla gola, però l'importante, ecco, era raggiungere l'obiettivo prefissato all'inizio e siamo contenti per questo. Quest'anno 11 gol per te, una cifra notevole anche rispetto agli anni precedenti, non avevi mai segnato così tanto? Sì, è la seconda volta che arrivo in doppia cifra, al di là comunque degli 11 gol sono stato, ecco, costante anche nell'essere utilizzato 42 partite su 42. Ringrazio comunque la società e il mister che mi hanno sempre dato fiducia anche quando le cose non andavano bene, quindi sono stato, ecco, orgoglioso di indossare la maglia rosso-verde. C'è un altro anno che mi lego alla Ternana e spero di, cioè, voglio rispettarlo, quindi attendiamo, ecco. Qual è stata la molla che ti ha permesso di rendere ancora di più quest'anno? Beh, penso sia, posso definirlo l'anno della maturità questo, ecco, a 28 anni il calciatore si sente maturo e completo su ogni punto di vista. Gli altri anni magari qualche infortunio, qualche acciacco o ambientamento non mi ha permesso ciò, però quest'anno penso di essere stato, di aver dato, ecco, una mano importante a raggiungere l'obiettivo. Dispiaciuto che Tesser se ne vada? Beh sì, mister, in quest'anno e mezzo ha fatto un grande lavoro, il primo anno ci ha salvato, eravamo messi in una situazione così difficoltosa e quest'anno è arrivata l'ultima giornata, però abbiamo avuto tante difficoltà quest'anno e quindi merito soprattutto anche suo se ci permette di fare un altro campionato di Serie B il prossimo anno. Dicevi che hai un altro anno di contratto con la Ternana, ti senti di dire che rimarrai sicuramente alla Ternana oppure no? Beh, sappiamo come funziona il mercato, i giornali ne parlano, di voci se ne sentono tante, però io penso che il contratto venga rispettato. Io sono stato bene in questi anni a Terni e speriamo il prossimo anno possiamo fare qualcosa di più importante.